Restauri da fare? Al momento no. L'esperto di ristrutturazioni Josh Temple è in un negozio di bricolage. Che cosa fate? Accidenti! Cerca qualcuno che abbia bisogno di aiuto per realizzare un progetto di ristrutturazione. Sì, non ho idea di che cosa fare. E non si faccia intimidire dalle telecamere. Che bello! Finirà in TV tutto questo? Forse sì. Spero di no. Dipende da quanto fai ridere. Il fortunato che accetterà. Niente da ristrutturare allora? No, magari. Avrà una cucina nuova e accogliente con splendidi piani di lavoro in cemento, TV a scomparsa, isola con piano di cottura e molti altri accessori. Tutto completamente gratis. Però vorrei un giardino sul retro. Ma il mio programma è un altro. Mi chiamo Josh. Sono un esperto di ristrutturazioni. Mi chiameresti per dei lavori? No. Mio padre è un costruttore. Nel caso chiamerei lui. Non voglio spendere. Si può spegnere la telecamera un momento? Vorrei farti delle domande. No. Che cosa fate? Il sogno dei sigillatori, la colla. C'è un sacco da fare, che amico. Che cosa, ad esempio? Non so, il garage è un disastro. Voi volete solo sballarvi con la colla. Buona idea. Che cosa sistemeresti oltre al garage? La cucina? Sai come fare? Quanti anni ha la casa? 30 anni. L'hai mai ristrutturata? No, mai. Ok, in che condizioni è? Pessime. Malandata? Cioè, non è male, in realtà. È in cattive condizioni o no, allora? È bella, ma è vecchia. Sai. Che cosa ne dici se vengo a vedere questa bella vecchia casa? Quando? Ora. Vuoi venire adesso? Sì. La telecamera, quel ragazzo, questa ragazza, tu e io, andiamo a casa tua. Adesso? E diamo un'occhiata. Non chiamare tua moglie, non dirglielo. Non la chiamo. Tua moglie ha il senso dell'umorismo? Sì, altro che. Bene. Non gliel'hai detto, vero? Ciao. Come va? Bene, e tu? Benone. Visto che ti ha portato il marito? Sono un esperto di ristrutturazioni. Vorrei dare un'occhiata alla vostra casa e capire se posso sistemarla. Hai solo l'imbarazzo della scelta. Come siamo messi qui? Vediamo un po'. Bella perlinatura. Carino, e anche l'intonaco a buccia d'arancia in tutta la casa. Fate collezione di brutti ventilatori a soffitto. Diciamo sempre che la carta da parati e i pannelli sono vecchi. Sì, vi serve il mio aiuto da cima a fondo. E intendo letteralmente dal pavimento al soffitto. Il caminetto pazzesco. Però lo vorrei. Ti piace? Sì. Tutta questa parte è un po' strana. Quel linoleum è orrendo. Oh, sì. Sì. Scommetto che ti ricordi quando i tuoi nonni lo hanno messo, vero? No, non ero ancora nata. Potendo scegliere, io lo farei in bambù. È molto ecologico. Questa luce sparirà. Il ventilatore sparirà. Potremmo cambiare anche i pensili. Ma come ho fatto a non vederlo? Questa parte della stanza dove ci sono il tavolo e il portabottiglie è proprio terribile. Ragazzi, che stile vi piace? Quello della nonna, non credo. Divertente e originale. Che passioni direi. Avete? Le feste. Ci piace la birra. Sì, è vero, in compagnia. Sì. Siete festaioli? Mm-hmm. Avete sì. aperto la porta a me e alla mia troupe. E sapete che cosa succederà adesso? Da domani, io e i miei amici, i materiali, i vostri amici e voi, passeremo 3 giorni qui e ristruttureremo completamente una stanza della vostra casa gratuitamente. Incredibile. Sul serio? Perciò adesso pensate in grande. Capito? Una spina per la birra, ad esempio. Quello che volete. Una macchina per distribuire cocktail e bevande agli ospiti. Per le feste. È proprio quello che intendo. Sì, stupisci. Sapete che cosa vi dico? Ci lascerai di stucco? Sì, vai, siamo pronti. Resterete a bocca aperta. Adesso grazie. Vado. È stato un piacere conoscervi. Grazie anche per noi. Ci vediamo domani. Da non crederci, eh? Grazie per averli portati a casa. Come va, ragazzi? Ci siete tutti? Forza, andiamo! Siamo come quelli delle poste, lavoriamo con qualsiasi tempo! Siete pronti? Siamo pronti! Non sento, forza, metteteci sì, tutti! Sì, cominciamo! Pronti. Vai, tutti dentro! Molto bene, entriamo! E vai! Ieri sono venuto qui e abbiamo parlato a lungo della casa, che era di tua nonna. Ho qui sì. il progetto, pronti? Eccolo. È stupendo. Conserveremo il caminetto. John ha un'idea fantastica per la mensola. La ingrandiremo, sarà più spessa. Vedete questa? È una TV. Uscirà dal soffitto. Ma dai! Non ci credo. Bella, vero? Per entrare in cucina ora potete passare solo di là o fare così, giusto? È scomodo. Allora abbiamo deciso di trasformare la penisola in un'isola e i fornelli saranno qui. Fantastico. Incredibile. Metteremo pavimenti in legno in cucina e soggiorno. Splendida. Avrete un nuovo frigo e un lavello diverso.
Cambieremo gli armadietti, questa luce sparirà, al posto della finestra che dà sul giardino ne installeremo una a golfo. Cosa ve ne pare della vostra nuova cucina? È bellissima, stupenda, fantastica. Una meraviglia. Abbiamo 3 giorni e un sacco di lavoro da fare. Cominciamo! Forza, gente! Muoversi, andiamo! Spingi, Brent. In pratica le rompiamo con questa piccola mazza e in questo modo. È facilissimo! Ops! Non si butta niente, ricicliamo tutto. No, non si butta, lo si può riutilizzare. Sono emozionatissima. Sì! Sì! È una sensazione bellissima. Si può fare anche con la pala. Oh! Bidoni dei rifiuti. È divertente. Oh! Sarei bravo nelle demolizioni. Oh! Sì! Questa sì che è una demolizione. Ottimo, questa sarà la traversa principale. Steve e John iniziano a costruire il telaio della nuova finestra a golfo. Inchiodala. Ah, la pistola a sparacchiodi è divertentissima. Nel frattempo arrivano gli altri serramenti. Sapete che finestre sono? Le installeremo sopra il lavello. Si aprono verso l'esterno, così avrete fantastico. Un passavivande che dà sul giardino. Non ho parole, è super. Intanto per installare la TV a scomparsa nel solaio occorre fare dei calcoli. Fai un buco al centro, davanti al caminetto, a circa 30 metri di distanza. Come faccio a farlo proprio al centro? Deve essere perpendicolare al camino, giusto? Non deve essere perfetto. Una corda battifilo, mi prendi in giro. Al centro, sto a 30 metri di distanza, cosa ti serve la corda? Ti butto per aria insieme al soffitto. Volevi un buco? Eccolo! Te l'ho fatto! Dimmi quando ci sei. Vai! Tutto a posto? L'ho trovato. Ma questi piccoli calcoli si trasformano in un grosso problema. Il punto è questo. È chiaro che abbiamo un problema. Sì, dove abbiamo fatto il buco il tetto è troppo basso. Non c'è spazio per farci entrare la TV. Se la mettiamo più lontano sembrerà un cartellone segnapunti dello stadio. È colpa mia. Avrei dovuto controllare ieri mentre facevo il progetto. Pensiamo a una soluzione alternativa. Una TV più piccola? No. La mettiamo in un altro punto? Concordo. Beh, prima era su quella parete laggiù. Sì. Mi piace. Installeremo la TV a scomparsa laggiù, così mentre sei ai fornelli puoi anche guardarla. Andrà benissimo. Pronta? Sai che cosa c'è qui dentro? No, che cosa? Il meccanismo che muove la TV. Funziona come quello della porta di un garage. Questo, tieni, si collega a questo, reggilo. Queste strutture vanno montate dietro l'apparecchio, tieni. Qui ci sono sostegni a L, viti ed adi ad alette, reggi. Prendi anche questo, questo e questo. Bene. Ottimo. Mettiti al lavoro. Aiutatemi! Ora montiamo questi ganci sulla struttura in alto. Aiuteranno a sostenerla. I lavori sulla finestra a golfo procedono senza intoppi. Ricordate, andate oltre e poi riprendete il lavoro sulle travi. Vederli installare la finestra a golfo è fantastico. Ora dobbiamo tagliare il telaio esattamente a quest'altezza. Poi cominciamo a costruire la panca, Steve. Ora possiamo togliere il cavo, visto? In casa, Josh e Melissa tolgono la vecchia mensola. La useremo come modello. Usciamo. Questa è la nuova mensola in legno lamellare. È praticamente una serie di assicelle sottili tutte incollate insieme. In sostanza, ha l'aspetto di un'asse molto spessa. Ora lo dobbiamo tagliare lungo questa linea. Ah! So usare gli attrezzi, faccio io! Grazie per avermi tenuto indietro i capelli. Prego. Verso la fine del primo giorno si installano le nuove finestre. Fa vedere? Va benissimo. Perfetta. Ed è anche insonorizzata. Ottimo lavoro. Non si sente niente. Che ve ne pare? Spero che riusciate a finire. Certo che finiremo. Adesso ho capito, lei è come la principessa delle fiabe. Dobbiamo finire. Come mi diverto.
adesso che cosa facciamo? Nasto nella pelle! Ok, ho delle buone notizie per voi. Niente compiti a casa. Solo non intralciate Joe. Realizziamo i cartongessi. Ottimo lavoro, bravo, bravissima. Io vado. Oh, bene, già al lavoro. Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo moltissimo da fare, ma per primi ci sono i pavimenti. Dobbiamo occuparci della cucina in modo da poter installare gli armadietti che sono pronti. Ok? Non vogliamo ritardare, succede sempre. Hai capito? Mm-hmm. Mi stai sorridendo, invece io vorrei vedere un po' di panico. Riusciremo a finire tutto in okay, tempo? Ok, niente da fare, accidenti. Oh, che bello! Il colore è fantastico. Questo è bambù ingegnerizzato. Wow! Il bello di questo legno è che è resistentissimo. E voi avete bambini, cani. Le assi sono maschiate, si posano in castro mettendo un po' di colla sulla linguetta. Tagliala! Bravo! Posare il pavimento non è stato così difficile. Scambiamoci. Qualcuno ha il nastro blu? Prendi, Josh! La stanza sarà molto più luminosa. Sapete che cosa facciamo? I tecnici degli armadietti sono arrivati. Dobbiamo darci una mossa. Io e te andiamo avanti con queste. Cerchiamo di fare il possibile. Forza, ragazzi! Sotto con il pavimento! È il secondo giorno e il lavoro ferve. Ecco il pezzo, prendilo! Josh e la sua squadra hanno buttato all'aria la casa di Steve e Melissa per rinnovare la cucina. Avanti, mi serve la colla! La posa del pavimento procede. Si installano i nuovi armadietti. Gli armadietti nuovi sono davvero fantastici, bellissimi. Non c'è paragone con quelli vecchi. Se ti aiuto con questi... Tu aiutarmi? Che cosa devo fare? Stai a 15 metri da me. Questa è la battuta migliore che mi hai fatto. George, basta così o devo allontanarmi ancora? Va bene? Sì, può bastare. Posso aiutarti da qui? Perfetto. Ti serve qualcosa? Un caffè macchiato. È stupendo. Questi sono mattoni. Dobbiamo trapanare a fondo. Con un trapano da calcestruzzo, John e Josh eseguono dei fori di 15-20 cm nel caminetto per installare la nuova mensola. Poi, con una pistola per sigillante, li riempiono con una speciale resina. E questa è la roba che ti metti in testa? Mi prendi in giro perché ormai sono grigio? No, vecchio! Quindi inseriscono una vite da un centimetro nella resina. Lo sai che abbiamo solo... Sto cercando di spingere più che posso. Neanche, ci è rimasto appena un giorno e mezzo. Un e mezzo, forse? Steve, Melissa, venite qui! Questa scatola contiene il vostro nuovo lavello. È una meraviglia! Wow. Oh. È in rame antimicrobico. Mi faccio il bagno qui dentro. Farò io il bagnetto a lui qui dentro. Non voglio. Oh, sì! La TV viene collegata al braccio retrattile. Più a sinistra, ancora. Ok, è perfetto al millimetro. L'avete fissata bene, vai su, bella. Sali, forza! Steve e John rifiniscono la panca sotto la finestra con delle assi di bambù. Josh e Melissa lucidano la superficie esterna della nuova mensola. Se questa è ancora qui, vuol dire che non hai lavorato bene. Ok. E così finisce la seconda giornata. Pronti per i compiti? Dipingere. Dovete tinteggiare tutti i muri che vedete. Beh, chiamo qualche amico per aiutarmi. La buona notizia è che domani avrete la cucina nuova. Ottimo lavoro, andiamo. Il terzo giorno per Steve e Melissa comincia con una consegna speciale. Questo è cemento lucidato. Sono i piani di lavoro della cucina, vi piace? Bellissimo. Il calcestruzzo. È realizzato interamente a mano. Si mescola il calcestruzzo e poi si posizionano a mano delle manciate di cemento per creare i disegni. È tutto artigianale. Oh sì. Via la mano, ecco qua. È bello, davvero, stupendo. Siamo nel pieno della terza giornata di lavori. E nella nuova cucina sta per iniziare la festa. Ah, sono in vantaggio. Ah, malissimo. Si installa al piano di cottura. I fornelli, che ne pensate? Bellissimi. Con aspiratore a scomparsa. Perciò non serve la cappa.
Adesso qui resta uno spazio. Sapete già che metterci? Possiamo trovare qualcosa. Sul serio? Sì, certo. Beh, io l'ho già trovata. Venite a vedere. Andiamo. Un refrigeratore per la birra. Wow! Oh, fantastico. Sì, può contenere un fusto. Qui sopra si inserisce la spina. Ho capito. È stupendo. Arriva un carico prezioso. Il refrigeratore. Oh, che meraviglia. Oh, fantastico. È in rame. Dovrebbe andare così, giusto? La spina è proprio fortissima. Non credevo ne producessero di così grandi. Ragazzi, dobbiamo finire. Diamoci una mossa. Vai con quel trapano! In giardino si eseguono dei fori nella nuova mensola per installarla sopra il camino. Devono essere perfettamente dritti. Brava, stai andando bene. Anche qui va bene. La prima volta non siamo andati fino in fondo perché è quasi impossibile riuscire a fare un foro perfettamente centrato da entrambi i lati. Direi che va benissimo. In casa si scoprirà se è così. Oh! Bravissimi! Oh! Josh ha un ultimo progetto da realizzare. Il paraschizzi. Le piastrelle fai da te. In scatola. Guardate quanto sono belle e facili da posare. Wow. Pannelli da 30 centimetri. Sul retro c'è un collante, vuol dire che non serve malta cementizia. Qui c'è malta liquida premescolata. Basta solo mettere giù il pannello, stendere la malta, lisciarla, ripulire. Finito! Così è facilissimo. Chiunque sarebbe in grado di realizzare il paraschizzi. Se l'avessi visto prima e avessi provato a farlo, l'avrei comprato subito. È una gara contro il tempo. Si installano gli elettrodomestici. Perfetto al millimetro. Bravo, George. Ancora alcuni tocchi finali. E la ristrutturazione è finita. 3 giorni fa non c'era nulla di tutto ciò. Niente. La vecchia cucina mi piaceva, era una parte di me. Ora questa è la vostra cucina. È bellissima. È incredibile. Il pavimento di prima era orribile. C'era un linoleum vecchio e brutto. Il nuovo pavimento in bambù è una meraviglia. È bello avere elettrodomestici abbinati e che non hanno 30 anni. Il lavello nuovo è stupendo. Il rame mi piace moltissimo. Si può passare anche di qua. Esatto. C'è il piano di cottura con aspiratori a scomparsa. Ora avete dei begli armadietti nuovi e splendidi piani di lavoro in cemento bicolore. Le tonalità dei ripiani sono abbinate ai mobili e al paraschizzi. È tutto splendido. Ora c'è una nuova mensola per il caminetto che lo valorizza. E la televisione è a scomparsa. È tutto di qualità, stupendo. Avete anche il refrigeratore per la birra. Quello è mio. C'è il refrigeratore e un sacco di birra. Ha davvero una marcia in più. Godetevi il restauro. Non è più la cucina di mia nonna, ora è la nostra. Sono contentissima.